Madonna! Che lavoro schifoso! Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe piovere. Amici Darkettoni, amiche Dark Lady, benvenuti sulle frequenze di Radio Dark Italia in streaming. Questo è TSO. Io sono il vostro Dandy Noir. In una serata come queste, belle uggiose, belle freschine, adatte a noi darkettoni, questa sera, come tutte i mercoledì, il vostro Dandy Noir vi propone un'ora e mezza d'aria per le vostre sinapsi, per far sì che si arieggino i locali, visto che ultimamente si parla di arieggiare per poter contrastare il coronavirus. Beh, coronavirus, che cosa volete fare? Ci rinchiude qui in queste case, ma ne approfittiamo per far sì, per ascoltare un po' di buona musica, che Radio Dark Italia, come sempre, the top in the best in the world, vi propone. E io sono in questa grandissima squadra di grandissimi atleti della musica. Io sono il numero, praticamente il numero 22, cioè praticamente il terzo portiere, la riserva della riserva, praticamente quello che non gioca mai, il piloni della situazione negli anni 70, per chi se lo ricorda. Questa sera volevo presentarvi, oltre alle tantissime cose, la scaletta sarà, come dire, un remake, visto che la serata è così, quindi copertina, focarello e ricordi vari. Andremo a scandagliare quello che è stata un po' la new wave, ma non la classica, non la solita, troppo facile andare a cercare quelle cose. Andiamo a trovare dei pezzi che, vediamo, un po' e un po' si conoscono, un po' forse non si conoscono, ma voi sicuramente li conoscete perché siete bravissimi. E allora andiamo con il primo pezzo e vediamo. Buon ascolto. Oh,
come primo pezzo non era maluccio, era ballabilissimo, bello ballabile, ve lo ricordate voi amanti, ragazzuoli, quando eravate ragazzuoli, o più che ragazzuoli, eravate già dei giovincelli, giovincelli. E questa, appunto, ripeto, è Radio Dark Italia, quella radio che vi risponde, chiedete e vi sarà dato. A proposito di vi sarà dato, lo sapete che questo è il periodo giusto per dei regali, e se siete indecisi su che cosa fare, volete fare qualcosa di veramente originale, provate ad andare sul nostro sito, sulle nostre pagine, e troverete delle bellissime cosucce da poter regalare, le nostre mascherine, magliette, eccetera eccetera, tantissime cose, comprese per voi Umarel Dark, le nostre panciere con il simbolo di Radio Dark Italia sopra inciso, inciso molto bene, tra l'altro, da artisti noti. Tra l'altro, come si diceva, appunto, Radio Dark Italia, voi fate delle domande, noi cercheremo di dare delle risposte, come ad esempio la sezione scienza e fantascienza di Radio Dark Italia, dopo prolungati studi, è arrivata a trarre una grandissima conclusione che presumo tutti voi ne prenderete nota, che lo sapete che in Africa ogni 60 secondi passa un minuto.
E eccone un altro bel pezzettino dei nostri amici Flock, molto, lo ricordate? Cappellazzi al vento, crestoni che non finivano più. E tra l'altro in questo è un periodo così un po' pieno di domande, di problematiche, che regali facciamo, che regali non si fanno. Ma se qualcuno per esempio dei vostri figli vi dovesse chiedere se Babbo Natale esiste e voi avete dei problemi a rispondere, come ci si può muovere? Beh, il vostro amico Dandy Noir vi dà la soluzione. Fate una cosa molto semplice, vi recate nel primo centro commerciale e fate degli esercizi con i bambini degli altri e vedete l'effetto che fa. Moving forward, using all my breath. Making love to you was never second best. I saw the world rushing all around your face. Never really knowing it was always mesh and lace. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. Because you know better. Dream of better lives, the kind which never hate. Wrapped in a state of imaginary grace. I made a pilgrimage to save this human race. Comprehending the race had long gone by. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing new and I won't do. I'll stop the world and melt. Questi erano i nostri amici Modern English. Allora, oggi saranno Old English, vista l'età che passa. Ed ora, visto che stavamo parlando appunto di un po' di New Wave, c'è stata soltanto quella inglese, ma c'è stata anche quella turco-pakistana, anche del Nepal, ma anche in Germania hanno avuto a che fare e a che dire della New Wave. Ma prima di passare c'è una domanda che io pongo a tutti voi ascoltatori, una domanda che mi assilla da sempre, una domanda filosofica, profonda,
alla quale io non so ben dare una risposta, ma a cosa serve la milza? Quanto ha influenzato la nostra cara amica Nina Hagen? Quanto ha influenzato la Belle Teutonica? Non male, non male. Ma io mi stavo domandando, ma avete presente quella notizia di oggi? Cioè di oggi, di questi giorni, del tipo che era alquanto arrabbiato con la moglie e se n'è andato a piedi da Como fino giù a Fano, 400 e passa chilometri a piedi. Ma io mi sto domandando, ma quanto era incavolato con la moglie Giulio Verne quando ha scritto Il Giro del Mondo in 80 giorni e Viaggio al Centro della Terra? Ma soprattutto, cosa direbbe? Cosa direbbe allora Ulisse, che è stato via 30 anni? Mm.
qui si schitarrava un attimino, mi par di capire. Cosa ne dite? Carini anche questi, sempre siamo in quel frangente dall'80, 81, 82, 83, 84. Fate un po' voi, dato che siete così bravi. Andiamo ora con l'ultimo pezzo della parte della Well Teutonica, ma prima un consiglio. Allora, visto che siamo in un periodo di cene e cenoni, io vi dico che per dimagrire dopo i lauti pranzi natalizi e di questo periodo, anziché farvi montare una palestra, io vi consiglio: fatevi smontare la cucina. C'erano pure loro, erano talmente famosi che un'azienda costruttrice di camion prese il loro nome. Ma a proposito di nome, voi, come tutti voi saprete, certamente in questo periodo avrete a che fare con parenti che vengono a casa. Io qui nella mia modesta magione sto ospitando dei personaggi alquanto particolari. Ho qua come i sette nani, l'asino di Santa Lucia e già le renne di Babbo Natale la settimana scorsa. Tra l'altro i sette nani si esercitano a cantare. Ecco, questo ormai qui sta diventando, ecco, la renna che ormai si appassiona addosso all'Asenos.
i sette nani continuano ad esercitarsi per i loro canti natalizi. Ecco, voi pensate come posso vivere io in questa situazione che tra l'altro mi fa perdere un attimino anche il filo. Pensate che c'è ancora una canzoncina della Deutsche Balance, oppure come si dice, della Wave tedesca, e me lo ricorda la regia che mi dice: guarda che smemorello di un Umarell Dark. E a proposito di Umarell Dark, oltre ad andare a vedere nelle pagine e sul sito di Radio Dark Italia i regalini che potete fare, io, guardate ragazzi, non chiedo molto, se mi fate una busta con un centone lo accetto volentieri, oppure potete andare al numero in sovraimpressione, questo è il periodo per poter devolvere un piccolo obolo a favore dei DJ anziani e indigenti. E a proposito di indigenti, andiamo con l'ultimo pezzo dei nostri amici tedeschi, della Wave tedesca, e ascoltiamo. Mi raccomando, il titolo non è un'imprecazione di mandare qualcuno, ma è Nice in Puna. Era un pezzettino abbastanza carino, ma qui ritorniamo al Natale. Il Natale, in questo periodo dove tutti siamo più buoni. Vedete, io non è che mi preoccupo tanto del periodo natalizio, perché qui siamo tutti più buoni. Io mi preoccupo del prima e del dopo. Quindi, come diceva un certo cantante italiano, o è Natale sempre o non è Natale mai. Ok? Ragazzi, questa sera mi sento un attimino come il mio fratello maggiore. Scriverò anch'io, farò scrivere al mio amico Giovanni o Matteo o Luca. Vediamo un po' loro cosa vogliono scrivere di me. Ora andiamo, saltiamo in una new wave, per così dire, un attimino più commerciale. Voi, come tutti voi sapete, in quel periodo tutto era new wave, dentro bastava cambiare qualcosa, eravamo tutti new wave, e in quel periodo c'erano questi.
Questo degli Industry è stato un pezzo, come dire, unico, in quanto dopodiché non è che abbiano fatto tantissime cose, come per esempio quello, il pezzo che segue, anche quello è stato un pezzo unico e punto fine, ne hanno fatto, ma difatti questa branchia della New Wave è stata, per così dire, più danzereccia, un pochino più fighettosa, ma non è che ha, come dire, dato grande lustro ai loro esecutori. Qui abbiamo una domanda da parte del nostro carissimo radio televideo ascoltatore Guido La Vespa da Lambrate, che abbraccio fraternamente e simbolicamente e a distanza, visto che io sono qui negli studi di Radio Dark Italia, The Best of Radio. Che tono, e lui è a Lambrate, visto che Guido la Vespa è di Lambrate, e mi chiede appunto: ma se tu credi in Babbo Natale? Guido, non è che io credo in Babbo Natale, come tu sai io sono figlio minore di Dio, non un figlio di un Dio minore, ma il figlio minore di Dio, quindi Gesù è mio fratello più vecchio, diciamo così. E se Babbo Natale, pensa, quando me l'hanno presentato, perché Babbo Natale lavora per mio padre, in pratica Babbo Natale,
mi ha perfino chiesto un selfie e gli ho fatto pure l'autografo. Anche in real life non è che abbiano fatto tanto successo dopo Send Me an Angel, anche loro sono, per così dire, scomparsi. Poi a proposito, devo farvi una confidenza. Dopo che ho fatto l'autografo a Babbo Natale, penso che lui si sia un attimino arrabbiato con me, perché io gli ho chiesto come regalo un giubbino di renna. Già allora i nostri rapporti con lui sono stati, per così dire, un attimino complicati come quest'altro pezzo. Such a long time.
E questi qui erano i Twins, un altro gruppuscolo di quelli che hanno fatto un solo pezzo e poi è andata anche per loro. E questa era, diciamo così, la parte un pochino più leggera, un pochino più, come dire, danzereccia, un po' più fighetta della New Wave. Come vi ho detto, qui da noi ormai preparativi, eccola qua, ecco la renna. Pensate che Babbo Natale se non viene a prendersela, tra l'altro quest'anno, come voi tutti voi sapete, non si può consegnare nulla a domicilio, ci consegna tutto a domicilio tramite corrieri, le corriere, se sono delle ragazze. Ora, appunto, volevo fare una, come dire, un salto. Finora abbiamo parlato di New Wave, così, un po' danzereccia. Ora andrei un pochino più sul peso, su gente che ha avuto grande successo, gente veramente brava, che ha fatto tanti pezzi, ma molto belli, come per esempio questo. Brian Ferry e Roxy Music, ragazzi, tanto di cappello.
Questi erano veramente bravi. E a proposito di bravi, vi ricordo che siete su Radio Dark Italia. Io sono Danny Noir, questo è TSO. Trasmetto solo ora, l'ora d'aria, l'ora e mezza d'aria, per le vostre sinapsi. E vi consiglio di andare sul sito di Radio Dark Italia, perché così potrete trovare tutti i podcast di quei DJ veri, di quelli che sanno, che ne sanno, come ad esempio anche la Sapiria, che poi, dopo di me, terrà un programma a dir poco strepitoso. Provate ad ascoltare, anzi provate, voi certamente l'avete già ascoltato, siete dei buon gustai, e lei è un'ottima cuoca, da quello che gira voce, è una grandissima DJ. Andiamo ora con un gruppo che è di New Wave, saltiamo di palo in frasca, di frasche, e chi più ne ha più ne metta, e andiamo in Francia. In Francia c'è un gruppo veramente che non credo sia uscito dai confini, ma ho visto che ha un successo strepitoso alla stregua di Raul Casadei. C'è un qualche cosa, un gruppo veramente, veramente, ma veramente. Noi questo pezzo l'abbiamo già ballato parecchie volte, ve lo ripropongo, e mano all'Asonil, vai con la pancera e via.
andiamo un po' a sfumare gli Indossin con la 22R in maniera tale da poter ascoltare tanti altri pezzi. Qui ci scrive un nostro carissimo amico e mi chiede dei consigli per dei regali. Oltre al fatto di andare sulla pagina e sul sito di Radio Dark Italia, dove troverete dei bellissimi regali da poter fare a tutti i vostri amici, così, ma molto 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 carini, molto belli e originalissimi, tra l'altro. Io darei anche un consiglio, più che chiedere di farvi portare qualche cosa, chiedete di far portare via qualcuno, eh? Cosa ne dite? Niente regali da portare, ma fate portar via qualcuno, va bene? Chi volete voi? Chi volete voi? Ora caliamo un pezzo da 90, come i prossimi 3 o 4, visto che la New Wave è stata fatta anche da loro. Shut up.
andiamo a sfumare questo pezzone che sicuramente qualcuno starà ballando e lo rimembrerà delle gioventù, eh? Lo so, vi vedo, vi sento, sento lo scricchiolir delle ossa. Pensate, ora vorrei, tra le tante cose da dire, vorrei fare un appello, più che appello, un messaggio pubblicitario per un'associazione di grandissimi amici, di cui purtroppo io non posso far parte per motivi religiosi. E sto parlando dell'Associazione Italiana Coprofagi, che anche quest'anno organizzano la cena associativa annuale. Purtroppo, purtroppo per colpa del coronavirus, non possono organizzarla come tutti gli altri anni. Io difatti demandavo qualcuno che era felicissimo di andare, amiche di Parma, so che loro andavano molto volentieri a questa cena dei coprofagi, ma quest'anno, per supplire il disagio del fatto di non poter essere tutti assieme a celebrare questa grandissima cena annuale, hanno deciso di proporre una cena da asporto. Quindi se voi telefonate al numero in sovraimpressione potete benissimo ricevere a casa comodamente, ancora calda e fumante, la cena dietro il pagamento di un giusto obolo. La cena dei nostri amici, così potete anche aiutarli e dargli una mano. Quindi l'associazione Coprofagi vi invita al numero di sovraimpressione a ordinare la cena da asporto che vi verrà consegnata ancora calda calda come le pizze.
Vedo che fioccano le prenotazioni per la cena da asporto degli amici coprofagi. Vi ringrazio tantissimo, ma proprio a nome loro. Mi raccomando, gustatela ancora calda, che è deliziosa. Ricordano gli amici coprofagi che c'è anche la versione per vegana, per i vegani, e anche quella per i vegetariani. Ora, molti parlano e dicono di Babbo Natale che è un fortunato. Pensate una cosa, io non credo che Babbo Natale sia tanto fortunato, perché sì, lavora una volta all'anno, ma gli altri 364 giorni li passa con la Befana. Ringraziamo anche i nostri amici Talk Talk, anche questo era un bellissimo pezzo. E ci scrive un nostro amico che dice che dopo aver sentito parlare di Babbo Natale che è messo male, anche lui è messo peggio, perché dice che il trauma più grosso non l'ha avuto quando ha scoperto che Babbo Natale non esisteva. In compenso ha scoperto che c'erano tantissime befane.
E ringraziamo anche gli Smiths, anche se devo essere sincero, il Morrissey non è che mi sia particolarmente simpatico. Ho messo questo pezzo per degli Smiths solo per John Mayer, il chitarrista, di cui nutro un'invidia tecnica per quanto riguarda il suono della chitarra. Andiamo ora con un altro pezzo, visto che ci stiamo avvicinando al termine, e la vedo al di là del vetro, la nostra carissima amica Saphiria che freme. Andiamo con un pezzo, con un pezzone di cui un gruppo di cui ho sempre avuto una grande stima musicale. Li riconoscete? Questi erano gli Human League, anche loro grandissimi, che hanno fatto dei grandissimi pezzi. E come vi ricordo, ormai stiamo raggiungendo il termine, e anche qui, come avete visto, ci stiamo già preparando per eccoli qua, abbiamo i sette nani che si esercitano nei canti natalizi. Non possiamo farci niente, tra l'altro. Ecco l'asino di Santa Lucia, che sì, e le renne, ci sono pure le renne, che tra l'altro questa renna ha avuto, l'asino di Santa Lucia con la renna ha avuto un qualche cosa, mi sa che è nato il cielo tenero, quindi tra 9 mesi non sappiamo se sarà femmina. Sicuramente se sarà femmina sarà una sirenna, mentre invece se sarà un maschietto sarà un renasino.
Queste qui potevamo anche risparmiarcele, ma non ci risparmiamo gli ultimi tre pezzi. Questi, anzi, sì, gli ultimi tre pezzi, due pezzi più la sigla. Questi sono, per così dire, due pezzi che sono un po' passati nel dimenticatoio, anche se ritengo sono molto carini e fanno parte di quel filone del, questo pezzo almeno in particolare, del filone degli dei Lotus Eater. Praticamente li conoscete? E come dimenticarsi di loro? Ve la siete ricordata? E so, vi vedo lì che la state ballando sulla mattonella con i calzettoni, il pigiamino antistupro, quello con la pattellina dietro alla Pippo. A proposito di Pippo, ragazzi, stiamo raccogliendo le firme per poter aiutare un animale. Si chiama Pippo, è un orso, l'orso Pippo, Pippo l'orso, insomma. Quindi potete andare sulle pagine del sito di Radio Dark Italia. Oltre a tutti i regalini che potete fare anche questo regalo: firmare per questa petizione per aiutare Pippo l'orso, per poterlo così salvare da un destino infame. Quindi Pippo l'orso, aiutiamolo, firmiamo in tanti. So che voi l'avete a cuore e mi raccomando. Andiamo con un nuovo pezzo, oltre a firmare per Pippo l'orso, andiamo con un pezzo, l'ultimo pezzo, il penultimo pezzo. Questo pezzo è australiano, di un gruppo australiano, il pezzo più sincopato dopo il jazz, credo che non rientrava particolarmente nella new wave, però a me piace tantissimo. Questo gruppo era un po' così un trasversale, nasai che roba, come dicono noi a Brescia. E allora adesso ve lo propongo e dopodiché i saluti.
barking at their guns. Tell us, General, is it party time? If it is, can we all come? Don't think that we don't know. Don't think that we're not trying. Don't think we move too slow. It's no use after crying, saying it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. After the laughter has died away, and all the boys have had their fun. Much to say, you got the bad guys on the run. Don't try to say you're sorry. Don't say he drew his gun. They've gone and grabbed old Bonnie. He's not the only one. Say it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. Tell us, Commander, what do you think? 'Cause we know that you love all that power. Is it on them? Are we on the brink? We should all throw in the towel. Fade out too soon. Not in this finest hour. Whistle your favorite tune. We'll send the card and flowers. Sing it's a mistake. Eh sì, ragazzi miei, è proprio un mistake, un errore tagliare questo pezzo, ma purtroppo siamo alla termine della nostra puntata di TSO qui su Radio Dark Italia e quindi volevo soltanto dire le ultime cose per i nostri amici Umarel Dark. Ricordo che capisci che stai invecchiando quando per le feste non aspetti Babbo Natale, ma bensì la tredicesima. Eh sì, ragazzi miei, e purtroppo è così. E come pure ho scoperto che qui vicino a casa hanno aperto un cantiere e deve essere il regalo che mio nonno ha chiesto a Babbo Natale. Ma ricordatevi che l'adulto, l'uomo adulto, non crede in Babbo Natale, ma lo vota. E quindi ora, con questa perla di saggezza, salutiamo tutti voi che siete all'ascolto. Salutiamo gli amici coprofagi e vedo che le ordinazioni sono tante, milioni di milioni di negroni, e sono contento di questo. Vi invito ad andare sulle pagine e sul sito di Radio Dark Italia per i vostri regali. Se volete mandare qualcosa al sottoscritto, ve l'ho detto, una maglietta, una tazza, la mascherina, che così i miei vicini non si spaventano al mattino quando mi incontrano. Anche tra l'altro saluto chi è all'ascolto, saluto Babbo Natale, saluto i miei amici sette nani che sono di là che si stanno esercitando, l'asino di Santa Lucia e la renna del babbo che si come dire sbaciucchiano. Chissà cosa succederà, ragazzi miei, qui. Tra l'altro ricordo che non so più cosa dargli da mangiare perché qui abbiamo finito. Viviamo con i pacchi della Caritas, quindi se avete qualche cosa che vi avanza, un panettone, un salame, un torrone, un qualche cosa, mandatelo pure. Siamo arrivati veramente alla fine. Vi saluto con la mia famosa frase: che essere morti ha i suoi vantaggi. Non dovrete mostrare felicità e gratitudine quando vi regalano un maglione con le renne. Ragazzi miei, un souvenir dall'orchestra Manoeuvre in the Dark, un abbraccio dal vostro Dandy Noir,
i programmi proseguono qui su Radio Dark Italia con la nostra grandissima Satiria. Vi bacio, vi abbraccio, tanto ho fatto pure la peste, no, quindi non ho nessun genere di problema. Un saluto anche da parte, proviene da Barbariga, dei nostri grandissimi amici McGregor, che torneranno la prossima puntata per un saluto per l'anno nuovo. Vi abbraccio, Darkettoni e Darlady, grazie mille, alla settimana prossima.